Il Museo della Civiltà Rupestre Contadina è stato istituito con la volontà di conservare il ricordo di un mondo rurale purtroppo oggi ormai quasi scomparso. Si tratta di uno straordinario patrimonio culturale di tradizioni popolari che ha lo scopo di salvaguardare la memoria sociale, conservando le ultime testimonianze di una cultura millenaria. Non è una semplice raccolta di oggetti, ma la rivisitazione di una cultura rurale, nel rispetto e nell'esaltazione delle radici umane, storiche e sociali di Zungri. La testimonianza di un mondo contadino, scandito dalle varie fasi del lavoro giornaliero in cui la vita dei campi si intreccia con la vita domestica, con i mestieri artigiani e con l'esperienza religiosa. Il Museo di Zungri è un omaggio all'oneroso lavoro dei contadini di un tempo che hanno fatto della terra la loro ragione di vita. La raccolta conta circa 1000 reperti, testimonianza materiale della storia del lavoro e della vita dei contadini, dei braccianti e degli artigiani zungheresi tra 8 e 900, ed è riunita nelle sezioni tematiche della casa, della lavorazione dei campi, dei mestieri artigiani, della tessitura e della produzione di vino. La camera da letto d'epoca, allestita negli spazi museali, oltre alle suppellettili, custodisce immagini devozionali, parti dell'abbigliamento giornaliero maschile e femminile ed alcuni costumi nuziali. Una sezione molto importante è rappresentata dalla mostra di immagini e documenti del terremoto che la notte dell'8 settembre 1905 sconvolse la Calabria centro-meridionale, provocando 600 morti e migliaia di feriti e ferendo indelebilmente anche Zungri. Le immagini esposte, pubblicate allora su vari giornali nazionali, documentano gli effetti devastanti del sisma e le iniziative in solidarietà coi terremotati che, in forme davvero massicce, si organizzarono in tutta Italia. Il museo è fornito di una dotazione multimediale che consente una fruizione complementare con l'insediamento rupestre, molto utile per i soggetti portatori di disabilità motorie. Al suo interno, infatti, è possibile consultare un tavolo touchscreen che riassume le peculiarità dell'area archeologica sottostante ed interessanti approfondimenti sull'itinerario di visita, mentre il totem multimediale permette ai visitatori di navigare tra le pagine del sito web grottezungri.it e di andare alla scoperta di tutte le informazioni e le curiosità di un luogo davvero speciale, ricco di attrattive e di valenze storiche e culturali, naturalistiche e paesaggistiche.